Salve a tutti, eccoci all'ultima lezione sul primo canto dell'Inferno di Dante. L'ultima volta eravamo rimasti al verso 60 e avevamo visto Dante impaurito che all'incontro con le tre fiere era stato costretto a ritornare nella selva, là dove il sol tace. Adesso incominciamo dal verso 61 e arriveremo fino al verso 102. Allora, Dante sta ritornando nella selva e definisce questo suo rientro appunto nel luogo più terribile che abbia mai visto come una vera e propria rovina. Come vedete, qui usa il verbo rovinare, rovinare in basso loco. Dante sta proprio precipitando, sta ritornando nella selva e questo sarà appunto la sua rovina. La selva viene definita basso loco. Ricordate, la selva sta in basso, sta in una valle e qui Dante utilizza la solita coppia oppositiva spaziale, alto-basso, con il basso che indica ovviamente un luogo di dannazione, di perdizione. Mentre appunto stava rientrando nella foresta, Dante vede un personaggio. In particolare, questo personaggio viene definito come qualcosa che gli si offre alla vista, mi si fu offerto. È interessante questo uso del verbo offrire da parte di Dante. È come se il personaggio in questione sia stato proprio un dono di Dio, che appunto il Signore gli ha messo sulla strada, gli ha messo davanti per salvarlo. Il personaggio in questione non sappiamo chi sia, Dante non l'ha mai visto, non lo conosce, lo definisce con un solo verso. Eccolo qua, chi per lungo silenzio parea fioco. Ci sono un paio di interpretazioni di questo verso. La prima che trovate in questo libro è questa: una persona che per essere stata a lungo silenziosa sembrava quasi priva di voce. Fioco, infatti, significa semplicemente privo di voce. Ma a me questa interpretazione sinceramente non piace molto, per la semplice ragione che ancora il personaggio in questione non ha aperto bocca, non ha parlato, e quindi come possiamo sapere se la sua voce è fioca oppure no? Personalmente prediligo un'altra interpretazione. Si tratterebbe, a mio parere, ribadisco, di una persona, una figura che appariva fievole, scontornata, sfocata, quasi affiorasse da una lunga assenza. Quindi il silenzio sarebbe appunto l'assenza, la morte. Vorrebbe semplicemente dire una persona dall'apparenza sfocata, perché è morta da molto tempo. E in effetti noi sappiamo che questo personaggio non è altri che Virgilio, quello che sarà appunto la guida di Dante, e che Virgilio appunto è morto ormai da molti secoli, quindi è un fantasma. Ora Dante vede bene che questo personaggio potrebbe benissimo essere un fantasma, non sa chi sia, ma che è un fantasma un po' se ne rende conto. Però ha talmente tanta paura, è deserto, è nel mezzo del nulla, non c'è nessuno che possa aiutarlo. Ci sono tre bestie che lo stanno aggredendo, c'è una selva dove è già stato e che minaccia di ucciderlo. Beh, insomma, in questa situazione Dante preferisce affidarsi a un essere umano, per quanto forse morto, un fantasma, piuttosto che rimanere da solo. E infatti, quando vede costui nel grande deserto, gli grida: miserere di me, abbi pietà di me. Noterete che la prima parola, miserere, è in latino, perché Dante non sa con chi ha a che fare e quindi gli si rivolge con quello che era il linguaggio internazionale che tutti gli intellettuali conoscevano, il latino, appunto, come faremmo noi incontrando uno straniero che non sappiamo da dove provenga, e quindi ci potremmo rivolgere a lui in inglese. Dante è consapevole che ha a che fare con, probabilmente ha a che fare con un fantasma, tant'è vero che gli dice: aiutami chiunque tu sia, o d'ombra, o d'uomo certo, o un fantasma, o un uomo reale in carne ed ossa. Notate in questo verso l'allitterazione della O con il suo suono cupo. In effetti Dante si sta trovando in una situazione molto particolare perché sta parlando ad un fantasma. E il fantasma gli risponde: non omo,
Homo già fui, quindi conferma l'impressione di Dante: non sono un uomo, ma lo sono stato. Ora sono morto, ma sono stato un essere umano. E poi, invece che presentarsi in maniera franca e diretta e dirgli mi chiamo Publio Virgilio Marone, gli dà delle indicazioni, quasi come sfidasse Dante a riconoscerlo. Gli dice che i suoi genitori erano lombardi, che in particolare erano entrambi di Mantova, mantovani. Gli dice di essere nato sotto Giulio Cesare, ma troppo tardi per poter conoscere questo grande romano. Gli dice di essere vissuto a Roma sotto il primo imperatore, sotto Augusto, e soprattutto gli dice una cosa che per lui, per Virgilio, è molto molto importante, di essere vissuto nel tempo della menzognera religione pagana, gli dèi falsi e bugiardi. Purtroppo Virgilio, che era stato un uomo probo, uno spirito magno, un uomo grande, un uomo buono, si era ritrovata a vivere in un'epoca in cui non si conosceva il cristianesimo, per cui non era stato battezzato, e in quanto non battezzato, Virgilio è condannato all'inferno. Nella terzina seguente, Virgilio parla della sua attività di poeta. Infatti dice a Dante: poeta fui, sono stato un poeta, e in particolare ho scritto la storia di quel giusto figliuol d'Anchise, la storia di Enea, Enea che era venuto da Troia dopo che il superbo Ilione era stato bruciato dai Greci. Ilione è un sinonimo per Troia e la definisce superba poiché i troiani erano molto orgogliosi delle proprie alte mura e convinti che nessun nemico avrebbe mai potuto superarle e quindi conquistare la città. Ecco, erano stati amaramente smentiti dai Greci che invece la città, sebbene dopo 10 anni, l'avevano conquistata e l'avevano anche messa a fuoco. Giriamo pagina, allarghiamo un po' e riprendiamo il nostro evidenziatore. A questo punto Virgilio gli ha dato tutte le indicazioni perché Dante possa riconoscerlo e gli fa una domanda a Dante. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché stai ritornando in questa selva, in questo luogo così triste? Perché non sali sul monte beato che è principio e ragione di ogni gioia? Ma Dante non gli risponde a questa domanda. Prima di rispondergli vuole accertarsi di aver capito bene. È emozionatissimo perché ha incontrato il suo poeta prediletto, lo dirà dopo che Virgilio è il suo poeta preferito. È veramente entusiasta, non avrebbe mai pensato Dante di poter incontrare Virgilio che era morto da tanti secoli. E quindi con vergognosa fronte, vergognandosi un po', imbarazzato di trovarsi di fronte a siffatto poeta, gli chiede: Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume? In questa frase ci sono ben due metafore. Intanto la fonte. I poeti sono fonti di parole che invece che spargere acqua, che spandere acqua, spandono parole. E le loro poesie, i loro poemi, le loro opere vengono definiti fiumi, fiumi di parole. Nella terzina seguente, Dante, sempre entusiasta di questo incontro, elogia Virgilio definendolo onore e luce, quindi, degli altri poeti, o degli altri poeti onore e lume. E gli dice appunto, Dante dice a Virgilio che lo ha studiato a lungo le sue opere e che ha amato molto le sue opere e quindi gli chiede aiuto proprio in nome di questo grande amore e di questo lungo studio che gli hanno fatto cercare il suo volume. Dante aveva evidentemente cercato l'Eneide
Il volume, cioè il libro scritto da Virgilio, lo aveva cercato con assiduità, lo aveva studiato attentamente, lo aveva letto attentamente, ma probabilmente ci vuol dire che lo aveva anche proprio cercato. All'epoca voi sapete che non era facile possedere dei libri, i libri erano rari, erano costosissimi. E quindi Dante sta proprio sottolineando il fatto che lui aveva voluto questo libro, lo aveva cercato con tutto se stesso ed è anche stato disposto a spendere molto per poterlo avere. Questo perché? Perché Virgilio era il suo autore preferito, tant'è vero che ribadisce: tu sei lo mio maestro e il mio autore preferito. E ancora di più, gli dice che Dante dice a Virgilio: tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore. Quindi Dante onora Virgilio dicendogli che è stato il suo modello. Se io sono stato onorato, se ho ricevuto onore perché ho scritto delle belle poesie, se ho ricevuto onori perché ho scritto in bello stile, ecco, questo dipende solo da te perché io l'ho tolto, cioè l'ho ripreso da te. Oh, a questo punto finalmente risponde alla domanda di Virgilio: perché non salgo il monte? Perché sono ritornato nella selva? Il problema è la bestia che mi ha fatto voltare, che mi ha fatto tornare indietro. E Dante l'ha addita a Virgilio: vedi la bestia, che mi ha fatto tornare indietro, e gli chiede aiuto, aiutami da lei, famoso saggio, perché questa bestia mi fa tremare le vene e i polsi. Una frase che è rimasta proverbiale e che indica tutta la paura che Dante prova alla vista di questa fiera. Abbiamo visto più volte che si tratta, il primo canto dell'inferno è il canto della paura. A te conviene tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide. Dante sta piangendo dalla paura e Virgilio allora lo rassicura e gli spiega che a lui conviene fare un'altra strada, tenere altro viaggio, se vuole scampare, se vuole salvarsi da questo luogo selvaggio, la selva. Perché, gli continua a dire Virgilio, questa bestia, per la quale Dante sta gridando, sta chiedendo aiuto, non lascia passare nessuno e lo impedisce, e impedisce il passaggio di chiunque fino ad ucciderlo. La bestia in questione, la lupa appunto, ha una natura così cattiva, sì malvagia e ria, che non riempie mai, che non sazia mai la bramosa voglia. Abbiamo visto che già prima, in un altro verso, Dante aveva definito la lupa la bestia senza pace. È una bestia che ha sempre voglia, non riesce mai ad accontentarsi e dopo il pasto ha più fame di prima. Dopo che ha mangiato, ha più fame di prima. Eccoci agli ultimi versi che analizzeremo oggi. Arriviamo soltanto fino al verso 102, quindi ci manca l'ultima terzina. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia. Questo peccato, il peccato dell'avidità, della cupidigia, della voglia sfrenata, del desiderio sfrenato, è un peccato che spesso si trova insieme ad altri peccati, quindi si ammoglia, si accoppia spesso con altri animali, con altri peccati. E ancora si accoppierà con molti ancora, con molti peccati ancora, fino a che non arriverà il veltro che la farà morire e la farà morire con dolore. Chi sia questo veltro, non è dato sapere. Questo è una vera e propria profezia che Virgilio sta facendo. Dante profetizza per bocca di Virgilio che prima o poi arriverà un riformatore religioso o politico, insomma una persona che non sarà avida di ricchezze, ma si ciberà di sapienza, di amore, di virtù. E molti commentatori hanno cercato di identificare questo veltro, che in realtà non sarebbe altro che un cane da caccia,
in un personaggio storico, come per esempio l'imperatore Arrigo VII, ma è più probabile che Dante pensi a un grande riformatore o religioso o politico non ancora individuabile storicamente che verrà nel futuro. Interessante è notare come per la prima volta abbiamo un cane da caccia considerato in maniera positiva. Di solito la considerazione per i cani nel Medioevo non era granché, non erano certo apprezzati come migliori amici degli uomini, ma questo cane in particolare, il veltro, di una razza specifica, una razza di cani da caccia che aiutavano gli uomini appunto a liberarsi delle bestie selvagge, viene ammirata e viene considerata un animale degno. Virgilio poi nel seguito del canto spiegherà a Dante esattamente qual è il viaggio, la strada che gli farà percorrere. Gli dice molto chiaramente che dovranno passare per l'inferno, che dovranno passare per il purgatorio e poi lui dovrà arrivare fino al paradiso, ma non sarà Virgilio la sua guida per il paradiso. Quando arriveranno alla fine del purgatorio, Virgilio se ne andrà e lo lascerà con un'altra guida. Ed ecco che Dante ci lascia un po' in sospeso. Chi sarà la prossima guida di Dante? Non si sa, sarà Beatrice, ovviamente non lo sappiamo, ma alla fine del primo canto Dante non lo dice, quindi ci lascia un attimino in sospeso, lasciandoci anche il desiderio di continuare a leggere. È un mistero che verrà risolto ben presto, perché già nel secondo canto troveremo appunto menzionata la donna amata da Dante. Un'ultima cosa. Forse può parere strano che Dante accetti in maniera così sconsiderata di fare un viaggio così pericoloso, entrare nell'inferno non è una cosa da tutti, ma in questo momento dobbiamo considerare un po' la situazione psicologica in cui si trova il poeta. È talmente tanto impaurito che avrebbe probabilmente accettato qualunque cosa. Quindi, pur di andarsene da lì, segue Virgilio, accetta di fare questo viaggio straordinario. E poi vedremo sempre nel secondo canto che ci ripenserà, che molti dubbi, scusatemi, sorgeranno in lui e prima di varcare la soglia della porta dell'inferno ce ne vorrà. Bene, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Spero di esservi stata utile. A presto.